è l'unico che mi piaccia davvero, non sono un amante dei videogiochi per il resto. Devo ammettere che solitamente gioco solo a Top 11. La mia squadra si chiama Karims, mi definirei come un talent scout, perché cioè non mi importa di vincere dei trofei subito, preferisco lavorare con i giovani, farli crescere, valutarli e rivenderli a un prezzo maggiore per fare poi altri investimenti su altri giovani o su impianti da gioco in particolare. Quando arriverò a livelli più alti, comincerò a giocare per vincere. Anche se sono un italiano, quindi dovrei preferire uno stile di gioco difensivo, sono innamorato degli allenatori che giocano in attacco. I miei amici non giocano ancora a Top 11 perché hanno paura di perdere. Prima uno giocava, ma ha smesso perché lo battevo sempre. La cosa più frustrante di quando gioco a Top 11 è che non posso guardare negli occhi il mio avversario quando l'ho sconfitto. Quindi anno dopo anno ti interfacci con nuove tattiche, nuove tipologie di gioco, quindi non c'è mai un avversario che pensi di poter conoscere in partenza. Io penso che non abbandonerò questo gioco nel breve periodo perché Top 11 dà la possibilità di interagire con tantissimi operatori da tutto il mondo. Ci si scambia anche la semplice cultura sportiva, è un motivo di crescita.